ha eu. 4 nostre squadriglie hanno confermato la stessa cosa da diversi punti di avvistamento. Mentre il radar di Glon ha osservato dapprima una specie di eco e quindi un susseguirsi di onde nei paraggi. Il radar di Semmerzak riscontrava il medesimo fenomeno. L'oggetto era velocissimo ed era nettamente visibile sullo schermo. È molto interessante notare che, al momento dell'incontro, l'oggetto si è spostato verso il basso su entrambi gli schermi radar, fino a far perdere il controllo con Glon, per poi riapparire in questo punto ad altissima velocità. È stata dunque effettuata un'intercettazione ed entrambi i radar hanno registrato i medesimi parametri. L'oggetto aveva superato la velocità del suono. Questo è confermato dal radar di Glon. Non è stato possibile avvicinarsi al contatto. Apparentemente si è trattato di una manovra evasiva. Spesso non è possibile spiegare queste interferenze in base ai dati che vengono rilevati da un radar e determinarne l'origine. In questo caso siamo propensi a ritenerli interferenze elettromagnetiche. Ma allora che cosa hanno visto i piloti sul radar di bordo? Ecco, questi sono 3-4 secondi, a velocità reale. La linea orizzontale rappresenta l'orizzonte artificiale. La W è l'aereo in blu. Il piccolo rombo è l'eco non identificata, l'UFO. I gradi centigradi sono 4. 570 miglia è la sua velocità, cioè 1000 km all'ora. L'altitudine 2000 piedi, cioè 3000 metri. In 4 secondi arriva a 6000 piedi, poi raddoppia l'altezza, raggiungendo i 2000 km l'ora. Duemila chilometri l'ora è la massima velocità registrata. Una prestazione ottenuta senza il bang supersonico, che nessun aereo terrestre è in grado di uguagliare. Un mistero. Mistero che il professor Messin dell'Università Cattolica di Lovanio ha studiato nei dettagli, partendo dai dati dei radar militari e civili. Qui abbiamo la traccia di un aereo di linea. A sinistra, quella di un oggetto che non siamo riusciti a definire. La traccia di cui parliamo, registrata dal radar militare di Semmerzak il 30 marzo 1990, è una traccia inesplicabile. Può essere quella di un UFO. Certamente non si tratta di aerei. Le prime ricostruzioni delle traiettorie seguite dimostrano che si tratta di qualcosa non convenzionale. La velocità è discontinua. Le variazioni di altitudine sono estremamente rapide. Il professor Messin ha potuto analizzare i segnali registrati dai radar civili. Anche in questo caso è accaduto qualcosa di insolito. Potete vedere un'immagine del radar di Bertram, come è stata vista dai controllori di volo. Sullo schermo si può vedere il corridoio aereo Bruxelles-Liegi e su questo radar non appare l'indicazione dell'altezza. Seguiamo ora questi strani punti non identificati. Non possono essere aerei da caccia e nemmeno elicotteri.
Proseguono secondo una bizzarra traiettoria a zigzag. Non sono in grado di dire cosa siano. Se questi fenomeni dovessero presentarsi nuovamente, spero che si sarà più preparati a produrre un'analisi immediata. Purtroppo molti dati sono andati perduti. Potete notare come ci sia un movimento scalare. Qui è possibile che la velocità dell'oggetto subisca una brusca accelerazione. C'è un altro aereo che sopraggiunge dal basso e vedete, l'oggetto non identificato gli si avvicina e sembra quasi intersecare la sua traiettoria. Il radar di Bertram non è stato in grado di determinare la sua altitudine. Aprile 1990. La foto di un UFO è stata scattata a Petit Rachin, nelle vicinanze di Verviers. Presso la Scuola Reale Militare, la sezione del professor Ashlois è specializzata nell'analisi delle immagini. Vengono messi a punto dei programmi che mettono in grado di identificare le forme con implicazioni militari, come il rilevamento automatico dei carri armati in manovra. Ma da qualche tempo è una foto in particolare, una foto un po' flu, che catalizza l'attenzione. Questa foto riproduce un fenomeno a noi del tutto sconosciuto. D'altra parte si tratta di un documento unico, nel senso che non ne esistono altri. Le informazioni possono essere ottenute unicamente da quanto riusciamo a vedere, cercando di decifrare il maggior numero di dati e di dettagli. Ecco la diapositiva allo scanning elettronico, analizzata in ogni punto. Le tre componenti dei colori fondamentali sono state separate: il rosso, il verde, il blu. È possibile poi amplificare, ingrandire ciascun dettaglio. Ecco le tre componenti separate, rappresentate qui in bianco e nero. A sinistra la rossa, a destra la verde, in basso la blu. Prima informazione. Giocando con la densità, una forma triangolare sembra apparire nella componente blu. E quando le tre componenti vengono rappresentate con altri colori, questa massa portante risulta ancora più facilmente visibile. La forma triangolare sembra un oggetto, ma è solo un'ipotesi. Non si può dedurre che ha una massa portante. Dall'immagine possiamo solo supporre che vi sia una massa portante. La digitalizzazione attraverso altri colori permette di mettere in evidenza delle impercettibili variazioni di intensità luminosa alle quali il nostro occhio non è sensibile. Ecco, per esempio, la rappresentazione a quattro colori per la variante rossa. Le parti più scure sono evidenziate in blu, le chiare in verde. Con questi colori l'immagine ha dei contrasti maggiori. Questo cliché rivela una seconda caratteristica anomala. Le linee luminose sono separate dalla loro fonte in alto e in basso a destra. Ecco, l'immagine è ancora più netta. Ma analizziamo la componente blu sulla base di altri dati. Noi vediamo nettamente la massa portante. Qui il bordo è netto. Qui invece è piuttosto offuscato. Possiamo immaginare un movimento obliquo piuttosto che rotatorio. Come da questi filamenti che si distaccano. Vedi? Le luci sono molto più intense al centro che ai bordi della massa portante. Si spostano e sembrano essere indipendenti dal resto della struttura. È inoltre impossibile identificare un centro di rotazione comune a tutte queste luci. Il professor Ashlois non nutre dubbi sulla complessità dell'evento.
sono stati memorizzati 49 milioni di punti, per un totale di 1.200.000.000 di bit di informazioni. Nuova operazione, il filtraggio, che riduce l'offuscamento ed esclude i disturbi dell'immagine. Adesso cominciamo ad ottenere un'immagine più vicina a quella originale dell'UFO. Questa è la componente blu originale. Questa è la componente blu dopo essere stata filtrata. Questa è la componente rossa iniziale. Questa è quella con gli altri colori. A sinistra le versioni filtrate, a destra le versioni non filtrate. Tanto nella componente blu quanto in quella rossa, osserviamo un alone di luce intorno all'oggetto, ma non sembra essere esteriore. Che cosa significa? Non si sa. C'è un irraggiamento provocato dall'oggetto. Alone, irraggiamento, rivediamoli in bianco e nero. I fuochi in componenti blu che si trovano sopra e i fuochi in componente rossa che sono in basso potrebbero far pensare che l'irraggiamento sia più forte nella banda rossa che in quella blu. Cioè, l'irraggiamento di questo tipo di fonte luminosa è più forte nelle onde lunghe che in quelle corte. Sicuramente i dati non possono essere stati falsati dalle operazioni di filtraggio. Dovremmo quindi analizzare la macchina fotografica che ha scattato l'istantanea. Un triangolo nero. Un triangolo abbastanza stabile con irraggiamenti flu. Nessuno comunque sa dire che cosa sia, ma si può sicuramente dire cosa non è. Non è un aereo. O meglio, non se ne conoscono di analoghi. È un oggetto volante, ma di tipo sconosciuto. Si deve anche escludere l'ipotesi di un elicottero. Il misterioso triangolo è stato anche filmato. Quello che vedete è certamente un oggetto straordinario, registrato il 12 marzo 1991 dalla videocamera del signor Robert, nei pressi di Théonge. Ascoltiamo la registrazione audio in originale. Oui, on entend de oui. Fotogramma dopo fotogramma, l'impulso luminoso è ben visibile e dura meno di un venticinquesimo di secondo. Il signor Alfarano ha filmato questo UFO la sera del 30 marzo 1990. È stato l'inizio degli avvistamenti. Trenta secondi più tardi. Ora vediamo meglio il triangolo. E un po' più tardi, agli occhi del signor Alfarano, appare distintamente il triangolo. Immagine dopo immagine, vediamo dei cambiamenti nell'intensità luminosa e una quarta luce che appare debolmente al centro.
Non posso essere sicuro che si trattasse di un oggetto. Ciò che ho visto era un triangolo, composto da tre fonti di luce disposte a triangolo, non troppo brillanti, ma delimitate come da globi di colore arancio. Ed è pressoché tutto. Certo, non è chiaro, ma devo dire che il triangolo era quasi perfetto, comparabile ad un triangolo equilatero, e la fonte luminosa era rossa, posta al centro o dentro i tre punti luminosi, un po' più splendente e pulsante. Faceva pensare ad una sorgente di luce che si accende e che si spegne. In una parte dell'osservazione i punti non erano più visibili a triangolo, ma con una specie di fascio luminoso che sembrava proiettarsi verso il suolo a più riprese. E la seconda volta abbiamo visto una specie di paillettes multicolori che uscivano dal centro dei tre punti luminosi per una durata forse di 2 o 3 secondi. Era un triangolo isoscele. Allora, come angolazione, quando l'oggetto è arrivato, un angolo era in corrispondenza del tetto della casa, l'altro verso la sommità degli alberi. Nella struttura non si distinguevano delle asperità e delle protuberanze, ma solo in ciascun angolo un grande faro, bianco, e al centro un faro molto più piccolo, 3 volte più piccolo, di colore rosso-arancio. Era come un piccolo spot, ma estremamente luminoso. Direi che potevano essere delle calotte somiglianti a grandi fari di un'automobile, ma non identici. O ad un hublot, all'interno del quale ci fosse della luce bianca. Ecco così. La durata dell'osservazione l'ho valutata tra 1 minuto e 30 secondi e 2 minuti. L'oggetto si spostava molto lentamente, senza alcun rumore, nel silenzio più completo. Ero con mia figlia. Lei per prima ha visto l'oggetto che si dirigeva verso di noi. Ha detto: papà, guarda quell'aereo. Allora ho levato lo sguardo in alto e l'ho visto anch'io. Si vedeva bene che era illuminato nella faccia rivolta verso di noi, con delle luci rosse e blu che sembravano viaggiare da sinistra verso destra e viceversa, senza interruzioni. Quando l'oggetto è arrivato sulla nostra verticale, ha compiuto una virata verso destra, sorvolando tutta la piazza Nicolas Lyons. Ho pensato che non fosse un aereo per via del cambiamento di traiettoria che ha avuto, senza inclinarsi, ma come avendo fatto perno inarcandosi su se stesso. Davvero strano, non si è mai inclinato. Per questo non ci è stato possibile mai notare la parte superiore dell'oggetto. Subito dopo è tornato verso di noi ed è stato in quel momento che abbiamo visto le 3 grandi luci bianche alla sua base. Non ho pensato a dei fari perché non si proiettavano verso il basso, piuttosto a luci del tipo neon o a gas, semplicemente bianche. Al centro di queste luci bianche c'era un nucleo rosso che noi chiamiamo girofaro, che aveva un movimento rotatorio orizzontale e poi si fermava per ripartire in verticale. In quel momento abbiamo potuto distinguere la base dell'oggetto, in apparenza metallica, ma forse era un'impressione. Per me era nera, in quanto rifletteva poco la luce del sole al tramonto. Una massa di un nero compatto, tranne che per i fari e per il girofaro luminoso alla base. Insomma, di tono più scuro. Era un corpo chiaro, ma scuro allo stesso tempo. Di certo si poteva capire che la superficie dell'oggetto, quando veniva illuminata, aveva un aspetto metallico. Come dimensioni, personalmente, ho calcolato 40 metri per lato, una 60 in lunghezza, ed una forma nettamente triangolare. Eravamo in casa, abbiamo visto apparire 2 grandi fari bianchi. Mio figlio ha pensato ad un camion, ma non ci sono strade, quindi non era possibile. Allora abbiamo spento le luci e ci siamo affacciati alla finestra. Doveva essere un apparecchio in volo. La sua direzione era proprio verso la mia casa.
Vedevo ancora i due grandi fari che, quando sono giunti a mezza distanza, direi, hanno evidenziato una grande massa indistinta con delle piccole luci gialle. Sembravano come delle piccole stelle. Sì, la massa si distingueva nettamente, con una precisa forma triangolare, ma con gli spigoli arrotondati. E poi i punti luminosi gialli si muovevano e mio figlio ha detto, «Mamma, sono proprio come delle stelle». E tutto intorno a questa forma c'era come un alone rosso, ma del tutto connesso con il resto. Come dei filamenti? No, non erano dei filamenti. I punti fra loro erano separati. Direi come dei piccoli globi rossi. Allora mi sono avvicinata alla finestra, ho osservato bene questa cosa passare sopra la mia casa, esattamente sulla verticale della casa, e molto lentamente, senza alcun suono o rumore. Come grandezza, beh, direi due volte la nostra casa. Allora sono uscito. Ed ero un po' preoccupato. Volevo chiudere la porta qui della mia serra. L'ho chiusa. C'era il mio gatto e ho sentito il cane abbaiare. Mi sono voltato e ho guardato verso il campo arato, sulla cui destra c'era una sfera che emetteva una luce molto brillante. Allora, in quel momento, ho cominciato a correre precipitosamente. Per avvisare mia nipote, che solitamente a quell'ora si trova in cucina. E appena mi ha visto mi ha chiesto, che succede? Ed io le ho detto, vieni con me, vieni a vedere. È un'occasione, è qualcosa di importante. Ma lei era piuttosto esitante, perché stava preparando da mangiare. E in più aveva anche una gamba che le faceva male. Comunque l'ho convinta. Siamo usciti insieme e siamo venuti qui, dove ci troviamo adesso. Vede, era poco più in là, alla fine del terreno. La sfera era lì che stazionava, assolutamente immobile. Senza fare il minimo rumore. Non era una luce che si irraggiava, no. Era come un faro di illuminazione fisso, del tutto. E il bordo di quella sfera sembrava più di colore arancio, un po' più arancione rispetto alla massa. Osservando bene la massa si poteva distinguere un cono al centro della luce. Dunque, l'oggetto ha coperto una circonferenza, partendo da questo punto come centro e con un raggio che ora cerco di delimitare. E al centro di questo cerchio c'erano quattro cerchi più piccoli con un diametro nettamente allineato. Quasi dal centro avesse fatto questo movimento rotatorio. Qui, un punto. L'altro lì. E in tutto quattro punti. Ad una distanza fra loro, fra i 5 e i 6 metri, e sempre lo stesso diametro. E tutta quest'area, una superficie di una decina di metri quadrati, era coperta da una specie di sostanza verde piuttosto palpabile, che se la sfioravi restava sulla punta delle dita. Le forze di polizia, l'esercito e soprattutto l'aeronautica militare hanno inutilmente dato la caccia agli UFO, sulla base delle testimonianze e soprattutto delle segnalazioni radar visuali dell'esercito e della gendarmeria. Ne parla il capitano Nicolas. Il fenomeno è stato osservato da personale della gendarmeria di Eupen a partire dal 29 novembre. In un periodo di osservazioni senza soluzione di continuità, dalle 17.30 alle 19.30, grosso modo. In un primo tempo, dalle radiomobili di Eupen hanno segnalato al coordinatore responsabile dei servizi comunali di aver visto un oggetto bizzarro nel cielo, un oggetto di forma geometrica, con tre fari alla base che illuminavano il suolo. La direzione seguita era Eupen Spa. E apparentemente aveva sorvolato il confine della Gila. Questo primo messaggio alle 17.30. A questo punto il coordinatore si allontana per il suo lavoro, ma torna un po' più tardi perché la stessa radiomobile
Alle ore 19, osserva un altro fenomeno. Un secondo oggetto proveniva dal senso inverso e si dirigeva verso la stessa posizione. Stessa forma, stessa osservazione, stesso gendarme. Il coordinatore, nel frattempo, non ha perduto tempo. È sua la responsabilità dei servizi di collegamento e quindi è suo dovere controllare. La prima cosa che ha fatto è stata chiamare telefonicamente la centrale militare più vicina per verificare se non fossero in corso delle manovre. Si poteva spiegare un fenomeno aereo con delle manovre dell'aviazione, ma invece negativo. Secondo contatto importante da parte delle centrali di Eupen, interpellare la base militare di Bercé, una base logistica a tutti gli effetti, giacché il servizio di rilevamento radar si trova in quella installazione e là la risposta è stata ugualmente negativa. Sugli schermi radar era stata inquadrata una eco, ma l'origine di questo blip era sconosciuta, non notificabile. Senza dubbio il segnale c'era stato, ma non era stato possibile decifrarlo. Ma Bercier ci ha segnalato che dalle postazioni radar militari il segnale era stato più distinto. Inoltre, a livello delle azioni intraprese dalla centrale di Eupen, è stato contattato il distretto di gendarmeria di Spa, la cui giurisdizione comprende il territorio fra Eupen e Spa, verso il sud, a Gilat. E la risposta è stata ancora una volta negativa. Il responsabile del coordinamento di Eupen ha proseguito i suoi controlli, interpellando la polizia comunale di Maastricht e la polizia di De La Chapelle, perché siamo in una regione che giunge sino ai confini dell'Olanda e della Germania. E ancora risposta negativa. Poi ha contattato gli aeroporti di Maastricht e di De La Chapelle, ancora negativa. Quindi, grosso modo, qualcosa è stato registrato dai radar, ma si tratta della sola informazione positiva che siamo riusciti a raccogliere di tutte le informazioni richieste a livello interforze, da Eupen in merito a questo fenomeno. La seconda brigata di gendarmeria ha quindi osservato questo fenomeno. Alle ore 19, infatti, le radiomobili sono state allertate dalla stazione centrale, e una delle pattuglie ha constatato che il secondo fenomeno stava accadendo, vale a dire la presenza di un oggetto che si stava dirigendo verso la frontiera tedesca. Per quanto riguarda la descrizione dell'oggetto, si tratta di una massa con tre fari illuminati alla base, una massa di forma leggermente variabile. C'è chi l'ha descritta di forma triangolare, altri a lusanghe, altri rettangolare, comunque una forma geometrica. C'est une forme géométrique. Perché il Belgio? Una rivista recentemente ha pubblicato un articolo corredato da una mappa del territorio a livello di illuminazione notturna. Ma vediamo di quali luci si tratta. Non luci artificiali, ma quelle di pozzi petroliferi. Dall'alto si vedono grosse fonti luminose. Si tratta di fuochi prodotti dalla combustione di idrocarburi, il che li associa ad un fenomeno naturale. Ora, se ci poniamo al posto di un equipaggio extraterrestre, questo supporrà che le luci derivano da grosse fonti naturali. È una produzione di calore dovuta ai gas che bruciano, ed ecco che vengono individuate delle fonti di energia corrispondenti a gas, neon o a segnali di riconoscimento aereo. E così gli alieni li interpretano come segni di una tecnologia avanzata, quella del Belgio.